dovuto cambiare location perché la lampadina del salottino ha deciso di lampeggiare proprio oggi. Benvenuti nel consueto appuntamento del tag mensile del 6 di ogni mese. Come state? Spero tutto bene. Oggi vi porto un tag specialissimo dedicato al mese di ottobre, che è anche il mese di Halloween. Halloween è una delle mie festività preferite. Una volta mi travestivo sempre e adesso sono troppo vecchia per farlo. Vi racconterò un po' dei miei Halloween passati con il fantastico Halloween Tag, che è composto da 10 domande molto personali, nel quale vi racconterò dei piccoli episodi dei miei Halloween passati. Se invece volete un suggerimento per cosa travestirvi ad Halloween, segnatevi la data 15 di ottobre perché vi darò un'idea genialissima. Cominciamo subito con le domande. Qual è stato il tuo miglior costume di Halloween? Devo dire che io quando mi travesto ci metto una cura maniacale. Non ho purtroppo delle foto da farvi vedere, ma si annoverano tra i miei migliori costumi di Halloween Bellatrix Lestrange, e tra l'altro ero uguale, ve lo giuro, ero uguale, così come quando mi sono travestita da Chucky della bambola assassina, che avevo i capelli corti e super arancioni, non vi dico quell'arancione dove non è finito. Il mio ultimo travestimento di Halloween risale a 4-5 anni fa e trovate il video qua sotto, e mi sono travestita da filtro di Snapchat. Quando è che hai iniziato a fare dolcetto scherzetto? Mia mamma, quando ero piccola, per creare un po' anche l'atmosfera, per ricreare un momento di aggregazione con gli amichetti, ci faceva sempre festeggiare Halloween facendo dolcetto scherzetto. Organizzava queste mega feste a tema dove ci si travestiva tutti e poi tutti insieme si andava a fare dolcetto scherzetto per il quartiere. E devo dire che all'epoca, parliamo di un sacco di tempo fa, purtroppo non andava molto di moda questa cosa e quindi molti ci sbattevano la porta in faccia in un certo senso, ma eravamo bambini piccoli, dolci, ingenui, e quindi non facevamo scherzetti, anche se molti ce l'hanno suggerito. Piano piano la cosa ha preso piede e la gente si è abituata ad avere questo piccolo gruppetto di bambini che veniva a casa e chiedeva dolcetti. Penso che la prima festa di Halloween che io abbia mai fatto, forse ero in terzo o quarto elementare, perché prima forse ero troppo piccola anche solo per capire un po' com'è che funzionava. Qual è il tuo dolcetto preferito? Io adoravo, quando facevo dolcetto scherzetto, adesso sono troppo anziana, quando ci davano i dolcetti della Kinder. C'erano tanti vecchietti che ci aprivano la porta e ci immergevano di caramelle e dolcetti, ma ci davano caramelle e dolcetti che non erano proprio i preferiti dei bambini. Però io adoravo quando ci davano i dolcetti della Kinder, quando li potevo mangiare, perché adesso non posso più. I miei preferiti in assoluto, le barrette Kinder, Kinder cereali, Kinder Bueno, cioè tutti Kinder, oh mio Dio. Ti piacciono gli horror? Qual è il tuo preferito? No, non mi piacciono gli horror, né i libri né tantomeno i film, soprattutto gli horror psicologici. Ma tra i film horror che sono riuscita a vedere, quindi quelli palesemente finti, che appunto non mi fanno saltare in aria dal terrore ma che mi hanno comunque spaventato, c'è tutta la saga della bambola assassina, che mi è piaciuta moltissimo e ogni tanto la riguardo perché quella veramente si capisce lontano meglio che è finta. E poi la saga di The Final Destination, ma perché mi affascinava un po' l'argomento della morte che ti insegue e tutte queste cose. E la prima volta che li ho visti, che ero alle medie, mi hanno spaventato tantissimo, soprattutto il terzo. Poi piano piano, continuando nella saga, mi sono abituata un po' a questo mood e ho smesso di spaventarmi per degli effetti speciali palesemente finti. Qual è la tua canzone di Halloween preferita? Siamo in Italia, non ci sono delle gran canzoni di Halloween, quindi l'unica che mi viene in mente è "Questo è Halloween, questo è Halloween, ogni zucca lo griderà", che è praticamente la canzone di apertura di Nightmare Before Christmas, che è uno dei miei cartoni prete, del mio adoratissimo Tim Burton. Una delle versioni che mi piace di più di questa canzone è in inglese, quindi in lingua originale, però cantata da Marilyn Manson, quella io la adoro. Ravo e l'adoro a tuttora. Hai mai provato la tavola Ouija? Non so neanche se si pronuncia così, ma no, assolutamente no, se non riesco nemmeno a vedere i film horror, figurati viverne uno. No, assolutamente no, se mai mi invitassero a fare una cosa del genere io scapperei in Messico. No, io non so neanche la gente che lo fa, perché lo fa, che gusto ci trova nel farlo e perché. Qual è la cosa più terrificante che ti è successa quando eri sola? Soprattutto nel primo periodo che sono venuta a vivere da sola, io avevo il terrore dei ladri, cioè avevo proprio paurissima che i ladri mi scassinassero la porta ed entrassero con me che dormivo. Quindi proprio i primi giorni è stato terrificante, ho dormito pochissimo. Soprattutto perché poi i rumori della casa nuova erano tutti nuovi, quindi appunto non riuscivo a riconoscerne manco uno. Quindi
Andiamo un po' più indietro, risaliamo al momento in cui ero ancora a casa con i miei e rimanevo da sola. Le cose più terrificanti erano sentire rumorini strani oppure rimanere nel silenzio, cioè cose assolutamente normali in realtà, però a me metteva angoscia tantissimo, tant'è che poi accendevo le cose. Poi soprattutto la cosa più terrificante era quando accendevo la televisione o il computer, mi guardavo qualche cosa e sentivo sullo sfondo in casa dei rumori. Io mi spavento per molto poco, comunque sappiatelo. Credi nel soprannaturale? Sì e no, ci sono delle cose un po' inspiegabili nel mondo, però non me ne interesso particolarmente, a meno che non siano all'interno dei libri. Non mi interesso del soprannaturale perché non fa parte del mio vivere in generale, non è un argomento che mi interessa particolarmente, quindi dirvi se ci credo o no, non saprei. Non escludo che ci siano forme di vita nell'universo oltre a noi, perché comunque è plausibile come cosa secondo me, magari forme di vita molto diverse da noi. Non escludo che ci sia della magia nel mondo, dipende da chi la pratica e da che cosa si intende per magia. E basta, questo è tutto quello che vi posso dire sul soprannaturale. Non me la sento di esprimere un'opinione, dato che non ci sono mai andata vicino. Però credo negli spiriti di chi è morto tra i nostri cari, che ci guidano e ci proteggono. Quello ci credo perché mi sono successe delle cose che però hanno salvato letteralmente la vita sia a me che a mio fratello, che a mia mamma, che a mia nonna. Sei superstizioso? QB. Se rovescio il sale, così giusto per sport, lo prendo e me lo lancio dietro. Se mi attraversa la strada un gatto nero, invece, non me ne frega assolutamente niente. Poi tendo a non passare sotto le scale e ho una specie di disturbo ossessivo-compulsivo per le piastrelle. Quindi ancora adesso, che ho quasi 30 anni, tendo a mettere il piede in mezzo alla piastrella e non sulla riga della piastrella. E questa cosa la faccio anche con la croce sul sagrato del Duomo di Vigevano, che si dice che se la calpesti porta male e quindi io non la calpesto praticamente mai. Quindi se questo si può intendere come essere superstiziosi, allora sì, sono superstiziosa. Hai mai giocato a Bloody Mary? Se non ho mai usato una tavola Ouija, vi pare che vado a giocare a Bloody Mary, che io mi faccio la cacca nelle mutande ogni 2x3 se mi scatta il gatto in casa all'improvviso? Vi pare che io vada a giocare a Bloody Mary? Non credo proprio. No, no, non ci gioco a quelle cose, non ci trovo proprio gusto e anche lì scapperei in Cina probabilmente se mi dicessero di giocare a Bloody Mary. Spero che questo tag vi sia piaciuto, fatemi sapere le vostre risposte qua sotto nei commenti oppure fatemi altre domande su Halloween e io vi risponderò molto volentieri. Voi come festeggerete il vostro Halloween? Fatemi sapere. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un likeino di supporto e se pensate che questo tag possa divertire e interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, via dicendo, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e anche sulla campanella di fianco per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video l'8 di ottobre con Cartoon Joe. Invece ci vediamo con il prossimo tag, ovviamente il 6 di novembre. Un bacione e ci vediamo alla prossima!